Buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo in diretta mercoledì 16 maggio con una nuova puntata di Good Morning Milano. Benvenuti a tutti. Milano, lo sappiamo, patria di tanta cultura e tanto teatro, e questo weekend si va a concludere una rassegna che abbiamo seguito già dalle sue prime apparizioni qualche mese fa, ma adesso poi ne parliamo con i protagonisti perché stiamo parlando della rassegna Palco Off e lo facciamo con, in questo caso proprio protagonisti è la parola giusta, da definire per entrambi. Renato Lombardo, direttore e organizzativo di Palco Off, appunto, e Francesca Vitale, che è il direttore artistico della rassegna, nonché attrice e protagonista, appunto, della prossima piece che andrà in palco proprio questo weekend. Buongiorno a entrambi, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Milano. Allora, chi dei due mi può dare un attimino, torniamo a far capire che cos'è Palco Off? Chi mi vuole raccontare che cos'è Palco Vai. Organizzativamente, perché poi artisticamente te lo racconterà il direttore artistico. Palco Off è una rassegna che nasce a Catania più di 7 anni fa, nell'ambito di un jazz club che allora gestivo, e innamorati del format avignonese, cominciamo a inserire nel jazz club anche delle piste teatrali di teatro off, teatro che parla della vita, parla delle problematiche quotidiane, dà delle soluzioni anche utopiche, perché le performance di teatro devono dare comunque una drammaturgia che chiude. Questo mi ha appassionato e ci ha appassionato, scoprendo poi un mercato nazionale veramente ampio e di altissimo livello. E quindi ho incrementato sempre più questa tematica, creando Palco Off a Catania, che oggi è arrivata alla settima edizione. E mentre 3 anni fa un incontro col Teatro Libero ci portò a Milano, vedendo quello che facevamo a Catania, ci chiesero di replicare il modello Palco Off sul Teatro Libero. Naturalmente la nostra idea era, se a Catania facciamo il Teatro Nazionale, a Milano, che è la patria del Teatro Nazionale, faremo il Teatro Siciliano. E quindi si è molto ampia come tematica, perché teatro siciliano, attori, autori e storie di Sicilia, che poi sono paradigmi delle storie del mondo. Infatti, io so che ci Questo. tieni a dire che infatti non è il Festival del Teatro Siciliano, non No, è no, no, quello no, no, proprio. questo è No. importante sottolinearlo. Infatti. Non sono spettacoli dialettali. Per carità, bellissimi gli spettacoli dialettali, ma non è la caratteristica precipua. Sono delle storie ambientate in Sicilia, oppure delle storie con attori, protagonisti o autori delle storie stesse, che sono nati in Sicilia. Allora, la sera di quest'anno quanti spettacoli ha visto in cartellone? 5 spettacoli che sono stati scadenzati da novembre a febbraio, a marzo, tutto in uno. E poi abbiamo avuto un'interruzione per mettere su questa produzione, che è l'ultima che chiude questa cinquina di spettacoli. Devo dire, a conclusione di cos'è Palco Off, perché Palco Off, no, è un'esperienza che va a 360 gradi, un'esperienza emozionale per quello che chiaramente ti dà il teatro, ma è un'esperienza sensoriale, perché entrando in teatro si gusta del vino. Grazie al nostro sponsor Mandala Rossa, tra i migliori, tra cantine, tra le più grandi cantine sociali, appunto, europee, e si gusta anche il cibo, quindi, e si vedono anche artisti, opere di artisti siciliani, quindi gusto, sfatto, tatto, emozione, insomma, è un'esperienza sensoriale. E fra l'altro, tra i nostri abbonati, i nostri sponsor offrono anche dei premi che andremo ad estrarre questo sabato. Sono 5 premi, sono 3 gioielli d'artigianato siciliano offerti da siciliani, d'autore molto, Giuliana De Franco, le perle di Caltagirone e la ceramica De Simone saranno messi in palio. Poi c'è un weekend in una località di Charme in Sicilia offerto dai Imbriani Viaggi, e la cantina Mandra Rossa offre un weekend per il wine tour, che è proprio la raccolta del vino a settembre a Melfi, Bello, ma che fanno che è anche un'occasione di cultura
spettacoli, incontri. Quindi sono 5 premi che daremo a sorteggio sabato, questo sabato 19, subito dopo lo spettacolo. Ecco, dal punto di vista organizzativo, appunto, abbiamo detto loro a tutto. Passiamo invece all'atto artistico, Francesca. Uno spettacolo, appunto, il quinto di una lunga rassegna, dove avete portato tante storie, appunto, di Sicilia. E uno spettacolo in cui tu sei protagonista, in cui tu sei l'attrice sul palco. Raccontaci un po', appunto, avete avuto fatto uno stop apposta per preparare questa, questa ultima fatica, verrebbe da dire, e quindi raccontaci un po' di cosa si tratta. Beh, anzitutto è bizzarro, voglio dire, non è una storia di Sicilia, anzi è una storia del nord, perché è ambientata nelle campagne del nord, siamo tra la Lombardia e il Piemonte, insomma siamo in un bosco quantomeno nella parte circostante una cascina, appunto circondata da questa specie di foresta bosco, in cui si trovano questa mamma Fiore con suo figlio Davide, interpretato da Eugenio Fea, che vanno alla ricerca dell'altra figlia Martina, interpretata da Ilaria Marchianò, che è scappata nel bosco con un fucile. Perché è successo tutto questo? Perché Ilaria sta cercando di rintracciare il papà, che lei, o meglio, non il papà, ma questa cosa brutta che ha rapito il papà, che è scomparso il giorno prima, si è fatto proprio il funerale il giorno stesso, e sta cercando di capire chi ha rapito suo papà e se l'è portato via. Il papà in vita raccontava a Martina di questa cosa brutta, di questo essere mostruoso, peloso, tra parentesi, che non è una parentesi, è molto rilevante, dobbiamo dire che Martina è una disabile, è molto brava proprio Ilaria nell'interpretazione di questo personaggio. Non è che è l'attrice disabile, è il personaggio. Martina ho detto, infatti. Okay. E quindi va alla ricerca di questa cosa brutta, perché il papà in vita le raccontava sempre questa storia. Allora si riflette su una tematica che è la depressione che affligge oggi tanta parte della gente, per vari motivi, che possono essere motivi concreti, quali nella fattispecie proprio nello spettacolo si parla di problemi economici che la famiglia ha avuto e ha sostenuto, e hanno probabilmente portato il padre a questa forma di depressione. Però il fatto positivo in tutto questo è che in questo lungo cammino nel bosco Fiore e Davide, che all'inizio sono un po' estranei, non si vedono da tanti anni, hanno un rapporto molto conflittuale, e a un certo punto piano piano cominciano ad avvicinarsi, e l'avvicinamento poi diventa di nuovo un riscoprirsi in maniera assoluta e totale, anche molto profondo e anche molto delicato. Quindi è uno spettacolo che direi affronta, è una storia. Ecco, questo è importante a dire, perché se sono interi poi sono a teatro, vedo delle cose e non capisce bene, quasi sempre, ho visto almeno così da quello che Parkoff mi ha portato sempre, sono sempre storie, diciamo, sono inizio storie. E finiscono, sono assolutamente storie, non si fa il tempo ad addormentarsi, perché sono comunque storie che ti tengono lì, anche se a volte appunto con tematiche magari difficili o complicate da trattare. Certamente, però sono sempre storie che ti tengono incollato con gli occhi spalancati, e questa è una tutto. Storia che poi ha uno svolgimento e un epilogo, perché adesso io non vi racconto Martina verrà trovata o meno, dice in questi casi no spoiler. È scappata tra l'altro col fucile alla ricerca. Quindi, di cosa fa questo fucile, cosa succede, io questo non ve lo racconto, ma lo scoprirete venendo a teatro. E certamente è una storia che si dipana nell'arco di, lo spettacolo dura un'ora e venti, e che appunto racconta tante cose. Devo dire per dovere di produzione, perché questo è uno spettacolo coprodotto con Kronos 3, che è una delle associazioni associate a TLLT, che cui gestiamo il Teatro Libero, di cui mi onoro essere il presidente, è una forma di collaborazione che mette in atto appunto queste esperienze associative poi nella produzione. Quindi Kronos 3, la regia appunto è di Manuel Renga, che è il direttore di Kronos 3,
Il testo è di Tobia Rossi, che ha avuto una menzione speciale al Premio Istrio 2016, e quindi la sceneggiatura è veramente accattivante e le scenografie sono di Stefano Zullo, che è un altro giovane, quindi è una produzione, una coproduzione tra noi, Palco Off, e Cronostra, che è un'associazione under 35. Quindi tutti gli altri, a parte noi, sono tutti under 35, ma veramente under. E se non ce lo dicevi non ce ne accorgevamo. No, io sì, sì, sai, li porto bene perché ne ho 86. Molto male. No, io li porto bene perché ho 86 anni, quindi capito, cioè, è il salto ormai. Quindi Eugenio Fea, per dirti, ha 26 anni, così come Ilaria Marchionò. Eugenio Fea viene dalla scuola dei filodrammatici, mentre la Ilaria esce da Paolo Grassi. Mentre la giovane Francesca Vitale viene dalla scuola del Teatro Stabile del di Catania. Del Teatro Stabile di Catania, cioè io sono il link siciliano con la rassegna, perché sennò non si comprenderebbe. Gli altri due attori non sono siciliani, la storia non è siciliana. Il link con la Sicilia è la mia appartenenza alla Sicilia. Però devo dirti che questa è una storia che tocca ogni persona del pubblico sicuramente, per una relazione di famiglia, perché si vedono le relazioni tra padre e figlia, madre e figlio, fra fratello e sorella. Come si fanno a raccontare delle dinamiche così difficili, dei temi così complicati, senza appunto ammorbare il pubblico, ma anzi tenendolo lì, che io so che voi non l'ho ancora visto, ma so che ce la fate, perché ho visto altri spettacoli in cui veramente siete riusciti a fare delle cose fantastiche. Io ti devo dire questo, qual è la difficoltà appunto? Guarda, noi abbiamo fatto già 7 repliche a Catania di questo spettacolo. Allora, come ti ho detto, noi raccontiamo una storia che ha un suo svolgimento, cioè tu all'inizio vedi questi due nel bosco che vanno alla ricerca, pian piano si chiedono cosa può essere successo, nel frattempo scoprono delle cose, si dicono delle cose, insomma c'è una storia raccontata, però il pubblico alla fine recepisce dei contenuti che corrispondono alle parti più sensibili. Cioè, io ho avuto persone che per esempio sono rimaste molto colpite dal personaggio della ragazza disabile, molti altri hanno fatto molta più attenzione alla relazione tra madre e figlio, perché mi dicevano, io ho un figlio che è così, è ribelle, questo rapporto conflittuale col figlio io lo conosco bene, so che cosa significa, so cosa significa cercare sempre il consenso di un figlio che è reticente, che è contestatore, che non te lo dà il consenso. Quindi alla fine ognuno è chiaro che prende la parte che più gli serve o verso la quale è più predisposto personalmente. Per dire, un po' come quando si legge un libro, che in base all'età in cui lo leggi, esatto, ci vedi varie storie, ad esempio, sì, in base al vissuto che hai. Sì. Un papà artista depresso, che è molto comune, per esempio, in questa storia. Certo. E il rapporto che il padre ha col figlio che lo reputa un fallito, e quindi si appoggia alla figlia disabile invece nella... con cui ha un bellissimo rapporto. Un bellissimo invece rapporto. Devo dirti, tra un sorriso e una lacrima, questo spettacolo riesce ad emozionare. Questa è la mission del teatro, facendoti pensare. La regia è veramente stuzzichevole ed è ricercata, quasi cinematografica, devo dire, con una scenografia sorprendente. Il bosco è ricreato con, non so, si vede anche dalla foto iniziale, con degli alberi stilizzati, che ti fanno vedere veramente, ti immergono in questa ricerca del bosco, sì, e tu sali e scendi dal bosco insieme agli attori, passando un'ora e venti, non te ne accorgi, e alla fine il cuore ne gioisce di feel, come diciamo, di felicità interna lorda. Ritorniamo sempre al concept. Torniamo sempre al feel, infatti. È per forza, quello è il nostro scopo. Ricordaci un attimo bene, Renato, che cos'è il feel? Il feel è quel parametro che va insieme al PIL, è la felicità interna lorda, che da studi fatti internazionali, lo si attua come parametro nazionale in Bhutan, dove saranno tra gli ultimi come PIL, ma sono tra i primi felicità interna lorda, e che da studi, insomma, è dato da due parametri fondamentali, che sono: prima è l'affermazione dell'identità di un individuo, di un popolo, di una nazione, e secondo dalla condivisione, cioè
affermando la propria identità, aumenti il tuo fila. Condividendo le emozioni in società e con più persone, aumenti il tuo fil. Quindi l'identità tu la trovi nel teatro e la condivisione. In Italia abbiamo di strada da fare per aumentare il nostro fil. Ma basta prenderne coscienza che è necessario, perché se tu cali il tuo PIL, la banca ti chiama, sei in rosso in banca, ma se cala il tuo fil, prima o poi andrai dal psicologo, dallo psichiatra, o ti ammalerai internamente. Quindi è un parametro da tenere sotto controllo individualmente, nelle micro macro società. Ancora non si riesce a capire quanto noi siamo fatti di carne, ma di anima, ma di emozioni. Quindi quando una persona muore, o quantomeno è in uno stato vegetativo, io mi domando, ma è morto perché non si muove o è morto perché non ha più emozioni? Quando una persona è morta? È un tema, insomma, su cui ci sarebbero almeno 7-8 puntate da fare. Credo che non arriveremo neanche alla conclusione di una risposta del genere. Ultima spettacolo di una rassegna, abbiamo detto. Sì. Come è andata la rassegna? Qual è stata la risposta di Milano? La rassegna quest'anno è andata molto bene. Devo dire che abbiamo avuto un anno in cui io ho voluto mettere l'accento molto sul sociale, perché abbiamo inaugurato con uno spettacolo sulla giustizia. E abbiamo parlato proprio della storia di Giuseppe Gulotta. Proprio l'altro giorno è andato in onda un Sono Innocente, che parlava della sua storia. E c'è stata una grande sensibilità della città a questo tema e a questo spettacolo. Scusa se ti dico, questa è una storia che si riprenderà nel tempo, perché non è ancora finita. Perché dietro l'accusa di Giuseppe Gulotta c'erano i servizi segreti, Gladio e quindi i segreti di Stato. Questo spettacolo serve a fare una denuncia per desecretare tutti quei segreti detti di Stato, che facevano parte degli anni 70, 60, 70, 80, quando lo Stato venne a patti con la mafia, ormai si sa, e molta gente fu accusata in maniera assolutamente arbitraria e sono rimasti in carcere in maniera innocente. Quindi questo è solo l'inizio di una storia italiana, ecco. Ecco, un capitolo. Poi siamo andati avanti parlando sempre di un argomento purtroppo molto presente oggi, e anche a teatro molto presente, che è la tematica del femminicidio. Abbiamo raccontato attraverso la penna di Giuseppina Torregrossa questa storia di un femminicidio avvenuto a Trapani, cruento, uno degli episodi più cruenti, cioè un femminicidio con l'uomo che dà fuoco alla donna, alla moglie incinta, quasi in procinto di partorire, e il tutto però filtrato da una visione da parte della santa di Palermo, di Santa Rosalia, di questa storia, perché tutti i protagonisti di questa storia vanno da Santa Rosalia. E Virginetta Durata è interpretata da Francesca. Quindi giustizia, femminicidio, poi il quarto spettacolo è stato dedicato a Peppino Impastato. È stato dedicato a Peppino Impastato, sì. Quindi arriviamo ancora a una tematica con una forte connotazione sociale. Devo dire che anche questo, pur parlando di una storia, non potrà non far pensare alla tematica della depressione. Questa cosa brutta è proprio lì. Questa cosa brutta è quello, alla fine è quello. C'è una storia. Ma diciamo che oggi, fra l'altro, c'è la giornata dedicata, credo 30 anni fa, venne ucciso Giuseppe Fava. E proprio oggi si celebra l'anniversario. E ci sono dei congressi in giro per tutta Italia, quindi a lui va il nostro pensiero e alla libertà di espressione della stampa, assolutamente. Ecco, dicevo, Peppino Impastato anche c'è stato. Peppino Impastato, e diciamo come momento di respiro tra questi spettacoli, tutti abbastanza fortemente, anzi impegnati, abbiamo inserito Mozza, che è una favola siciliana raccontata da un'attrice, autrice siciliana, che racconta di questa fanciulla che vuole stare per mare, vuole stare per mare perché si ammala sulla terraferma. E questa è stata la stagione attuale. Adesso stiamo preparando la prossima. Continuiamo, perché finché va bene, finché il pubblico risponde, finché ci dicono, ci
piace, finché vengono con passione, noi dico sempre che andare anche al Teatro Libero è un'esperienza bellissima, perché è uno dei pochi teatri dove si prende una scala e si va su invece di andare giù, oppure se si prende l'ascensore per andare al teatro, ti ritrovi all'ultimo piano di un palazzo. Quindi noi diciamo che siamo la cultura più alta di Milano. Siamo al terzo piano. Effettivamente. Diciamo, possiamo dare anche un'anticipazione rispetto a quello che stiamo facendo sul prossimo anno, perché sarà un fil rouge con questo nostro anno, cioè con Peppino Impastato, con lo spettacolo su Peppino Impastato, perché crediamo che sia una figura importante da ricordare, anche perché morì e fu ucciso lo stesso giorno che fu ritrovato Aldo Moro, quindi negli anni si è perduto si un po' molto, la sua figura. Forse grazie al film ultimamente poi si è ritrovato a parlare passi. Di lui un po', grazie a 100 passi, ma sennò effettivamente quest'anno si è parlato molto di lui recentemente, no? Ecco, se abbiamo parlato di Peppino Impastato nel quest'anno, il prossimo anno iniziamo proprio la stagione proprio nei 100 passi. Se ricordi, la madre di Peppino Impastato era interpretata, Felice Impastato, era interpretata da Lucia Sardo. Bene, Lucia Sardo porterà questo spettacolo su Felice Impastato, quindi la madre dopo, dei ragazzi, sentite, la madre dei ragazzi, cioè quello che Felice ha fatto per far venire alla luce la verità sull'omicidio, vent'anni dopo, accusando Badalamenti. Questa magia forse la si ha solo a teatro. Stavo pensando a questa cosa che mi dicesse, tu un'attrice che per lavoro fa, interpreta un personaggio, quindi in realtà il suo lavoro, non è che gli dicono no, tu devi fare quel personaggio, lei lo fa per il film, però se ne innamora così tanto che poi va a fare uno spettacolo teatrale su quel personaggio e lo diventa sempre più suo. Esattamente. Vedrà... Non c'è altro lavoro al mondo che ti dà questa possibilità, vero no? E comincia a girare, lei gira tantissimo con questo spettacolo, perché è uno spettacolo che dà la forza della ribellione alla mafia. Felice Impastato è una delle partigiane contro la mafia più forte che abbiamo avuto in Sicilia, perché ha lasciato casa sua aperta 24 ore su 24 come museo di Peppino Impastato. Era lei lì a raccontarti la storia di Peppino. Adesso dice tanta madre, tanto figlio, evidentemente qui c'era già qualcosa, il figlio non ha fatto nient'altro che accendere la miccia della mamma. La famiglia, no? Era mafiosa, cioè Peppino era imparentato con la mafia, infatti. Era un legame talmente stretto e Felicia comunque era la moglie di una persona che apparteneva a quella tipologia, quindi però Felicia è stata sempre con e per il figlio, durante e dopo, ed è stata estremamente coraggiosa e forte nel modo in cui ha affrontato il durante, ma anche la tragedia e il dopo tragedia. Questo è come inizieremo, poi ci saranno chiaramente tante altre sorprese. Felicia è uno di quei personaggi che comunque è emblematico delle storie di Sicilia, ma anche del mondo, appunto. Allora, prima di passare al prossimo anno, anzi siamo quasi in chiusura, ricordiamoci bene cosa succede questo weekend, dacci proprio le coordinate precise per questo weekend. Sì, allora, 18, 19 e 20 maggio, venerdì, sabato libero, e domenica. Sempre alle 21, anche domenica, okay. La Cosa Brutta con Francesca Vitale, Eugenio Fea e Ilaria Marchianò. Ci tengo molto a dire che il testo è di Tobia Rossi, uh-huh. E che la regia è di Manuel Renga. Ecco qua, appunto, stiamo vedendo la locandina in questo momento. E le scenografie sono di Stefano Zullo. Venite 30 minuti prima, avrete l'opportunità della peri-off. Sono la degustazione dei vini Mandra Rossa con degli stuzzichini d'aperitivo, e fra l'altro ci sarà anche una novità, ci sarà presentato questo gioco Ti Bevo, che è una box che attraverso la quale impari, un gioco per imparare a riconoscere il vino e i vari bouquet, quindi tu assaggi e ti spiegheranno come poi con un gioco ci sono le varie domande, insomma vedrete, è una cosa bene, prima dello spettacolo. 18, 19 e 20 maggio alle ore 21, Teatro Libero, questo è lo spettacolo in cartellone, La Cosa Brutta. Io davvero vi ringrazio tantissimo per essere con noi. Grazie. La prossima rassegna sappiamo già quando sarà all'incirca? E debuttiamo il 16, 17 e 18 novembre. Ah, lo sai già, perfetto. Ciao. Allora, ci rivedremo dopo l'estate ancora, quindi con Renato e Francesca per parlare allora della prossima stagione, ma adesso concentriamoci su questa. Assolutamente. In bocca al lupo. Crepi. E insomma, ci si vede a teatro.
per le novità, per le novità. Ospite, poter vedere questa cosa mi piace tantissimo. Ci vediamo a teatro, suona benissimo. Ci vediamo a teatro, verrai. E posso dire che comunque, ovviamente, se vogliono maggiori informazioni, di collegarsi ai nostri media, www.palcooff con due O e due F, mi raccomando, .it. Naturalmente follow us Facebook, Twitter, sempre PalcoOff. In quella della diretta poi ci sono tutti i commenti, i link e tutto quanto. Esatto, dateci un vostro feedback sulla rassegna, perché siamo pronti a costruirla anche la prossima con voi, col pubblico, insomma. Perfetto, allora grazie. Ma ci vediamo in teatro? Ci vediamo a teatro. Quando vieni? Ci vediamo a teatro, credo domenica. Domenica, benissimo. Non sembra l'ultimo spettacolo. Domenica, in chiusura. Va benissimo. Okay. Grazie mille, allora. Grazie mille anche a voi. A chi ci ha seguito da casa, ci vediamo di nuovo questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano News, sempre qua in diretta per contarvi Milano e la città metropolitana. Grazie mille, arrivederci, a presto.